Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Pierluigi Pardo pronto a raccontare le emozioni del match assieme a Lele Adani. A prendersi la scena oggi è la serie BKT, incontro con molti spunti interessanti. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Prosegue nella sua corsa. Possesso è recuperato in area. Ha scelto bene il tempo. C'è stato un gol della partita che riguarda il Genoa. Andiamo subito a collegarci. Prima rete del match per... C'è spazio, occasione. Conclusione tutt'altro che irresistibile, bloccata bene dal portiere. Scusami per l'interruzione, è arrivato, ricordiamo, dunque il gol del Genoa. Si sblocca dunque il match, siamo 1-0. Parte il tiro. Respinge ma non è finita. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì Pier, questa volée non è uscita di parecchio. E il pallone finisce sul fondo. Ospiti che possono contare su una difesa solida, la meno battuta del torneo, vedremo se si confermerà. Squadra ospite che può vantare la miglior difesa della competizione. Questa caratteristica è quella sulla quale hanno costruito tutti i loro successi. Sale Menes, chance per passare in vantaggio, non ha inquadrato la porta, poteva aprire le marcature. È poco lucido in questa circostanza e ne è uscita una conclusione da dimenticare. Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Sale Menes, opportunità. Questi sono tiri che certamente non possono far male al portiere. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Cross sul palo lungo. Si continua a giocare. Pallone perso questo, possesso regalato. Galabinov. Avanza con il pallone. Ottimo l'intervento del difensore sul cross. Brutto passaggio e pallone regalato. Non è solo qui. Sale Menes. Cross facile per il portiere. Intercetta un pallone molto pericoloso. L'arbitro fischia la fine di questo primo tempo, risultato di parità. Uno 0-0 che dimostra la qualità del loro reparto arretrato, il migliore fin qui del torneo, perché la difesa è sempre un'ottima base su cui poggiare, ma se vogliono vincere i gol vanno fatti, bisogna cercare di... Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Non va. Può appoggiarla. Buona l'intuizione qui. Ha provato la conclusione a giro. Sì, buona l'idea, decisamente meno l'esecuzione. Palla che non ha preso l'effetto desiderato e determinata lontana dai pali. Il dato sulle conclusioni testimonia l'enorme difficoltà incontrate finora dalle due squadre nel provare a costruire le palle gol. Speriamo solo che la partita si vivacizzi con il passare del tempo, perché così una noia.
pallone raccolto senza problemi dal portiere. Cambia l'Arsenal, c'è l'arrivo di un nuovo calciatore molto interessante sul quale c'erano gli appetiti, l'interesse anche di altri club. È arrivata l'ufficialità da parte del club del North London. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente a battere la concorrenza. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Ecco il momento della sostituzione. Tenta il tiro, si tuffa il portiere e la para senza problemi. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Krizetic! E c'è la rete, sbloccano il match dopo aver dominato. E avrebbero potuto segnare anche prima, eh? Non hanno sfruttato al meglio le diverse occasioni avute. E il tecnico è fuori di sé per questo gol. Lo vedi dalle immagini, guarda il motivo qual è. Disimpegno errato dalla difesa che ha regalato la palla agli avversari. A questi livelli, queste disattenzioni le paghi caro. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Buono il pallone recuperato. C'è la rimessa con le mani. Ci sarà una sostituzione. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. C'è spazio per il contropiede. Si va avanti per la norma del vantaggio. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Ha segnato ed è un pareggio meritatissimo. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Poco alla fine, un'altra azione, un'altra possibilità. Controllano molto bene il possesso del pallone. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Buono l'intervento del portiere che salva il risultato. Qui potevano andare sotto. Pier, prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema. C'è il cambio in arrivo. Non c'è nessuno pronto a raccogliere il suo tocco. Risultato di parità. Le due tifoserie stanno giocando questa partita per spingere la loro squadra verso il successo. Potrebbero farla proprio loro la differenza. Vedremo quale delle due risulta. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, il proprio marcatore. Poi davanti al portiere non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. 3 minuti, questa è l'entità del recupero. Non si arrendono, vogliono almeno il pari. Può essere uno degli ultimi assalti del match. Fine dell'incontro, si chiude con successo per la formazione ospite con 3 punti pesanti. Un successo che ripaga gli sforzi, si sono presi i 3 punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari.